benvenuti e bentrovati amici Luna Rossa Family per un nuovo video. Oggi abbiamo, come avrete letto dal titolo, un messaggio. Vi deve arrivare un messaggio, quindi vediamo di estrapolarlo da diverse fonti e spero di non dimenticarmi. Anche vi volevo suggerire un canale che vi può offrire delle skills interessanti. Eventualmente dovessi dimenticare di citarlo durante il video, ve lo menziono all'interno del box informazioni o nel primo commento in evidenza. Va bene, allora è un canale assolutamente interessante, penso che ci dovreste dare un'occhiata, a dire la verità. Anzi, tutti dovrebbero darci un'occhiata, anzi, tu dovrebbe essere materia, diciamo, che si studia a scuola, a dire il vero. Va bene. Va bene, direi di cominciare. Pensate ad una persona e cerchiamo prima di tutto di capire se questa è una lettura che vi riguarda. Per capire se è una lettura che vi riguarda, io intanto tirerei fuori così due canzoni. Capirete se queste canzoni per qualche ragione vi risuonano o se vi lasciano totalmente indifferenti. Se vi lasciano totalmente indifferenti, si vede che potrebbe già essere indicativo che non è, come dire, ecco, o un video che vi può riguardare perché non c'è nessun messaggio per voi, oppure, diciamo, è proprio veramente qualcosa, se proprio volete rimanere, sicuramente prendete ciò che vi risuona e rilasciate tutto il resto, perché diciamo, ecco, può essere indicativo del fatto che pochi messaggi sono per voi, magari solamente uno, però magari beccate proprio quello che è importante per voi. Ok, ammazza ste motociclette. Allora, vediamo un po' intanto la canzone. Anzi, due canzoni. Due canzoni a confronto. Beh, esce questo piccolo. Le mettiamo così, vediamo una e due. Le altre le tiriamo via. Allora, una è Eyes, Nobs and U. Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te. E goodbye, ovunque sarai, tu ricorda, abbi cura di te. Beh, direi che questo è un bye bye sayonara, un vai a Vancouver, diciamo, bonariamente, no? Qua stiamo in dissonanza cognitiva totale, guarda. Ti ho detto che non posso stare senza di te, che manderei tutto a fanculo senza di te ho la nostalgia perché sei come casa mia. Quindi un pochetto gli manchi, come dire. È un pochetto questa persona ti dice goodbye, ovunque sarai, tu ricorda, abbi cura di te, e chi si è visto si è visto. Allora, un fatto è certo, magari questa persona effettivamente ora ha trovato il coraggio di stare lontano da te, e magari è un po' che sta lontano da te, ok? Mentre prima magari faceva sti balletti, può essere, no? Andate e ritorno, però tieni da conto che mi sembra una persona che si obbliga a stare lontano da te nonostante non può stare senza di te perché sente la nostalgia di te, ti sente come casa sua. Se questo ti può risuonare, qua ci potrebbe essere un messaggio per te. Allora, vediamo un po' come stanno un po' le cose tra voi. Lo facciamo con queste carte che sono una versione casereccia delle Jeux, però ci può anche stare perché io le ho un po', come dire, ecco, riformulate per le mie letture, no? Rispetto a quello che poteva essere il progetto originale. Com'è che in effetti, infatti con l'occasione anche rispondo a delle persone che a volte mi fanno degli appunti, diciamo che quando una persona ha, come dire, quel suo terzo occhio disponibile per scrutare gli eventi, in realtà può dare a ogni carta, ecco perché io appunto faccio le carte, fondamentalmente il valore che vuole, senza necessariamente attenersi, che ti posso dire, ai manuali, no? Allora, vediamo un po' come stanno le cose. Intanto la situazione attuale tra te e questa persona. A parte che mi sembra di aver capito che qua c'è una certa distanza. Allora, guarda, sto registrando, sì, allora mi sembra che qua
Questa carta è uscita al contrario, praticamente. È una carta che parla di razionalità. Diciamo che potrebbero esserci, come dire, ecco, questioni. Ci possono essere state questioni tra voi come coppia, non vi siete capiti. Magari c'è stata una questione che ha reso la situazione tesa tra voi due, che magari non era proprio voi due, ma una terza cosa che ha creato una certa tensione. Ha un po' fatto. Ho messo il rapporto in uno stato, diciamo, ecco, di, sai, come quando ti viene un'infezione, no? E quindi ti devi prendere l'antibiotico, cioè in malattia. Vi siete messi un po' in malattia. Direi che magari proprio può essere che è mancata la pace, la serenità, e non c'è stata la possibilità di un recupero o di un momento in cui, diciamo, ci potesse essere una riconciliazione, una pacificazione, dopo essersi calmati. Forse questo stato di tensione è durato a lungo. Allo stato attuale si vede che qua c'è sterilità, solitudine, sentimenti sono in fuga. Siete single, a dire la verità. Diciamo, ecco, con quasi, oserei dire, la percezione rispetto a questo rapporto, sia da parte tua che da parte di questa persona, che non ci sarà, come dire, ecco, voi la percepite così, che non ci sarà un ritorno, che non ci sarà, come dire, ecco, nulla di buono che ne verrà da questo rapporto. Ci avete levato mano. Ci avete levato mano, a dire il vero. Vi siete proprio, come dire, ecco, decisi per il quello che è stato, derubricato, andiamo avanti. Punto. Allora, vediamo un po' se c'è invece una evoluzione possibile. Vediamo se c'è un'evoluzione possibile. Se va bene, lascio qui. Beh. Guarda, allora, abbiamo delle carte che ci parlano di una certa dissonanza di eventi. Vediamo un po' cosa esce, ce ne metto altre due. Ok, allora, ancora altre due carte che mi dicono dissonanza. Allora, guarda, come se le carte dicessero la felicità, diciamo, ecco, o la stabilità di questo rapporto, a dire la verità, è compromesso probabilmente da problemi, se vogliamo, ecco, spirituali, a dire il vero, oltre magari a tanti altri problemi. Vedi, questa è una carta che parla di cose occulte, di medianità, potrebbe parlare anche di interferenze dal punto di vista energetico, qualcuno ha fatto qualcosa. Magari nei confronti o tuoi o della coppia o di questa persona, per cui qua diciamo possibilità non ce ne possono essere, perché diciamo non ti puoi aspettare, come dire, ecco, niente di buono da questa persona, da questo rapporto. Potrebbe essere una persona, come dire, ecco, che va a tradire la tua fiducia, una persona che potresti considerare sempre falsa, con un rapporto che ti porta sempre in situazioni di disagio. Perlomeno per ora le carte dicono questo, quindi di dove tu hai deciso comunque, ecco, per esempio, di chiudere questo rapporto, o l'abbia deciso quell'altra persona, si direbbe che al momento effettivamente non ci siano possibilità per altro. Di che cosa parla questa situazione qui, visto che è uscita questa carta? Non me l'aspettavo. Guarda, qui abbiamo un cuore spezzato, una carta che ci parla di patti, di sincerità, di affidabilità, di rispetto, ed una carta che ci dice che
i progetti qui vanno verso l'inverno, cioè vale a dire il letargo, non si arriva da nessuna parte. Sembrerebbe qua che c'è qualcuno o entrambi che avete la strada chiusa. Avete le strade, come dire, ecco, del destino legate alla sfera sentimentale. Cioè, come se l'unico biglietto che avete nella vostra vita sentimentale è quella che gira che ti rigira, ti devono spezzare il cuore. In certi casi si chiama, per qualcuno può, si chiama, cioè porta proprio un nome questa cosa, è un timbro, si chiama corona della solitudine. Sì. Potrebbe anche essere che ce l'avete entrambi, però diciamo, ecco, su questo aspetto io, per dire la verità, intanto mi fermo qui, ovviamente stiamo parlando di una lettura collettiva, magari questo è un messaggio che può riguardare qualcuno e non tutti, per cui fondamentalmente diciamo a chi risuona, chi si sente risuonare questo aspetto legato appunto alla cosiddetta corona della solitudine, magari ecco può fare degli approfondimenti, può indagare un attimino di più. Allora, io volevo però capire se questa cosa può riguardare più te o più l'altra persona. Quindi direi che a questo punto magari lo chiedo con quali carte. Aspettate che prendo gli arcani maggiori. Ok, eccoli qua. Scusate, non ero preparata per per questo, quindi vabbè, prendiamo gli arcani maggiori. Viene questo così come avviene anche nelle letture dei consulti personali, cioè io non è che posso sapere prima che cosa mi arriva, di conseguenza poi vado a prendere le carte che mi possono servire in base a quello che è necessario capire o scoprire. Allora, vediamo un po' se questa corona della solitudine riguarda te. Intanto chiediamo, è una corona della solitudine? Oppure sono delle strade chiuse? Allora, un timbro o una maledizione, mettiamola così. Questo è per il timbro e questo è per la maledizione. Addirittura qua abbiamo il diavolo al contrario. Allora, per quanto riguarda il timbro, quindi la cosiddetta corona della solitudine, mi viene questa forza al contrario. Significa sì, però, diciamo, ecco, non ha sempre funzionato proprio bene sta corona della solitudine, a dire il vero. Quindi chi magari ha questa cosa è simile alla corona della solitudine, ma non è esattamente quello. Per quanto riguarda invece la chiusura delle strade, che abbiamo il diavolo al contrario, significa no, non è una chiusura delle strade. Ok? Va bene, è qualcos'altro, quindi bisogna indagare. Vediamo se riguarda te o l'altra persona o entrambi. Vediamo se riguarda te. Vediamo se riguarda l'altra persona. Ok, per quanto riguarda te arriva l'imperatore. Significa sì, ok, riguarda te. Per quanto riguarda l'altra persona arriva il papa al contrario. Significa che la domanda. Quest'altra persona ha un altro problema, per intenderci. Cioè tu ne hai uno e questa persona ne ha un'altra. Quindi tutte e due avete, diciamo, ecco, la jettatura in sostanza. Andiamo bene. Va bene, va bene. Forse basterebbe, come dire, anche purificare, forse il canale dell'amore, andare a vedere un pochettino con delle diagnosi più approfondite che, diciamo, anche da. Vabbè, lasciamo perdere, va. Facciamo una lettura di carte normali. Allora, vediamo un po' quali sono le energie di questa persona nei tuoi confronti. Sicuramente tu conoscerai le tue, compassione, viaggio, distanza, equilibrio, rabbia, Too much, che stai arrivato. Rispetto, va bene. Allora, cosa significa? Allora, guarda, può essere che tra voi ci sia una distanza anche geografica o fisica, o se non è quella lì, o potrebbe anche esserci quella lì per il mezzo, tieni da conto che qua quantomeno c'è una distanza, come dire, ecco, mentale.
questa persona si sente distante da te. Secondo me non ti capisce. Secondo me proprio non ti ha capito, non ti capisce. Vuoi perché ci sono quelle situazioni lì, da un punto di vista spirituale non è poco, anzi direi che è l'essenziale. Per cui alla fine questa persona arriva a provare nei tuoi confronti compassione, rispetto, per carità, cioè non è che sono energie pesanti, però poi fondamentalmente se andiamo al nocciolo della questione, vedi, è come se quando state assieme, quando siete stati assieme o all'idea anche di ritrovare un equilibrio, di fare qualcosa, è come se questa persona sentisse no, dice ho sopportato troppo, per me è stato troppo, io sono arrivato, come dire, al capolinea, l'equilibrio non si potrà trovare, non si può trovare, secondo me è impossibile. Questa cosa gli fa rabbia e la rispetta, si ferma qui, ok? Più o meno questo si era anche capito, che questa persona, diciamo, ecco, non è che ha tutta sta voglia di muoversi. Vediamo cosa ci chiariscono queste carte, perché questa persona fondamentalmente non fa niente nei tuoi confronti, perché ha preso questa ostinata decisione, evidentemente, e tu saprai se la sta tenendo il punto. Costanza, caspita, se lo sta tenendo il punto. Questa persona ti fa capire fondamentalmente che ha preso una decisione e sta andando di dritto per quella strada, si è preso proprio d'impegno su questa cosa. Principalmente il motivo è perché non vuole dimostrare una certa vulnerabilità, una certa fragilità, come dire, ecco, emotiva. Perché? Perché ha, come dire, ecco, imparato memento mori dalle lezioni del passato. Per cui secondo lui non vale la pena, visto magari un tuo comportamento, diciamo, ecco, continuare a venirti, che so, a bussare alla porta, a chiedere delle cose, perché secondo lui tu non provi sentimenti, non ne provi. E quindi dice, mi devo dare valore alla mia vita, devo portare rispetto a me stesso, cioè rispetto alla tua posizione, rispetto alle tue scelte, ma ovviamente rispetto pure le mie, che se tu giustamente non, questo che è convinto che tu non ti interessa, e potrebbe essere così, o perlomeno ti interessa e non ti interessa, no, o perlomeno ti interessa ma non ti interessa per com'è, magari vorresti cambiare questa persona, vorresti cambiare determinate cose, magari questa persona sa che certe cose non le può cambiare e quindi di conseguenza si arriva a una pace patta di questo tipo. E ancora una volta abbiamo una persona che, a dire la verità, potrebbe aver avuto anche delle storielle, potrebbe aver avuto altri contatti. Sembra essere una persona qua, vedi, in movimento, o potrebbe aver avuto diverse esperienze nella sua vita. Però è come se questa persona non riuscisse più a legarsi a nessuno. Legarsi, perché? Può darsi che a questa persona abbiano fatto, per esempio, in passato, potrebbe anche essere questo, un legamento. Vediamo se gli hanno fatto un legamento, perché prima avevamo visto a lui gli hanno fatto altro. Non era quello che avevamo chiesto. Vediamo se è un legamento che c'è per il mezzo. Ok, qui abbiamo il sole, al contrario, sì, gli hanno fatto un legamento, quello è il problema. Andiamo bene, guarda, cioè, con questo abbiamo fatto tombola. Beh, diciamo che la stesa ci offre l'occasione di affrontare anche l'argomento. Vedete, cioè, quando una persona, per esempio, che so, non si sente rispettata nei sentimenti, non adesso, magari, ecco, può essere successo, per esempio, che questa persona aveva avuto altre storie in passato, ma anche da ragazzo, per dire, no, magari qualche persona si è sentita rifiutata, dice, ah sì, dice, tu mi rifiuti, aspetta, dice, che ti faccio innamorare, come dire, ecco, di prepotenza, perché poi è una violenza, diciamo, il legamento, no, è proprio una sottomissione della volontà della persona, perché se la persona se n'è andata, con te non vuole stare, con te, con la XP di turno, no? Andare a fare un legamento con quella persona significa sopprimere la sua volontà e costringerla, che poi potrebbe anche significare che quella persona comunque si ribella, perché fondamentalmente uno cerca di rientrare sempre invece nel proprio destino. Diciamo, il rapporto poi in realtà non va bene, va comunque male. Può darsi che poi le persone si sposano, hanno figli, però poi alla fine non sono felici. Perché? Perché il legamento
ti fa stare con quella persona. Quella persona alla fine sta con te, però non c'è amore e non ci sono tutti gli aspetti legati al rispetto di quando due persone si vogliono bene, giustamente si rispettano, si vedono. Qui non si vedono perché c'è una persona che, la cui volontà è sottomessa. In realtà è sottomessa anche la volontà di chi richiede un tipo di aspetto del genere. In generale, quando uno non ci ha capito niente, se una persona ti vuole o non ti vuole, o le risposte non ti arrivano nemmeno, che so, da ecco qua questi skills di cui volevo parlare prima di questo canale. Vediamo un po' se mi ricordo qua come si chiama questo canale, se lo trovo. Allora, si chiama Detective Skills. Ed è un canale che parla di microespressione e di linguaggio del corpo. Analizzando proprio dei video vi fanno vedere il significato che possono avere determinate espressioni del viso, del movimento del corpo, tutte queste cose. Penso che questo debba essere patrimonio disponibile per tutti, ecco perché vi invito a coltivare anche l'argomento, che non è cartomanzia, però vi può anche aiutare nell'immediato della vostra vita, perché potete anche capire quando una persona sta bluffando, per esempio. Non vi sta dicendo ecco la verità. Allora, magari ecco, ve lo dico contro i miei interessi, perché poi magari venite da me a fare la lettura. Diciamo ecco, per grandi linee uno deve coltivare comunque una certa scaltrezza, almeno, ripeto, qualcosa in più, qualche skills in più, qualche competenza relazionale. In questo senso, questo canale con delle analisi la offre. Ora, rispetto a questa, situazione, tornando alla nostra lettura, vi stavo dicendo che se questa persona, diciamo, è vittima di un legamento con un'altra persona, è chiaro che non può mettersi, non può avere un'altra relazione che prende piede. Prendi, lascia, lascia, prendi. Magari i sentimenti ci sono, però alla fine non si può stare assieme. E questa persona è come se sentisse sempre il bisogno, la calamita, tornare sempre da una X, per esempio ex, anche se non c'è sentimento e non c'è mai stato. Lo sente come un dovere, è un comando, una sottomissione in realtà. Diciamo ecco, richiamo e legamento sono due cose totalmente diverse. Quando una persona, per esempio, si allontana e uno fa, per esempio, un richiamo, se il sentimento c'era, quella persona torna e magari si possono chiarire le cose, però è la prova del 9 se c'è il sentimento. Se non c'è il sentimento amoroso e magari c'è un'amicizia, un interesse di un altro tipo, quella persona si riavvicina, però ti fa vedere qual è il suo interesse. Magari ti viene a dire proprio: per me sei un'amica, io ti voglio bene, però diciamo, o come dire, ecco, non arriva ad andare oltre, perché è il richiamo rispetto a quello che c'è. Non rispetto a quello che non esiste sulla materia amore, vedete, non ci mette bocca nessuno, né Dio e manco i diavoli per dire no, quella è materia, diciamo, delle persone che lo provano l'amore, anzi che formano questa egregora dell'amore, quindi questa forza, questa energia dalla quale poi si trae la vita. Quando una persona va a fare, chiaramente, diciamo, il collegamento, diciamo, crea un tilt in tutta la vita, la propria e quella dell'altra persona, oltre a farsi carico di un karma, veramente non solo per se stesso. Peggio ancora per i figli, se ci sono figli che derivano da un matrimonio, e anche per le generazioni successive. È un casino questa cosa qui, quindi mai, 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 anche quando siete alla disperata, arrivare a certi livelli. Mai, 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 mai. Cioè, perché ripeto, uno bisogna, cioè chi vende, chiamiamolo questo prodotto, vi vende come la possibilità che quella persona si innamori di voi. Non esiste. Quella è materia indisponibile, è un'energia indisponibile da parte di nessuno. Torno a dirvi, non ci mette bocca nemmeno Dio su queste cose. Allora, tornando, diciamo, ecco, a questa situazione, primo messaggio che dovete sapere è che evidentemente se tra voi sono successe tante cose a cavolo, il motivo è perché questa persona nella sua vita ha sto tilt, per cui questo tilt e questo legamento lo portano chiaramente non a formarsi una nuova coppia, una nuova vita, ma a tornare, come dire, quasi sempre indietro, ma anche lì a non essere felici. Allora, quindi come i pianeti quando hanno quel motor retrogrado. Va bene, andiamo a vedere a questo punto con queste carte che ci parlano di mitologia, no? Se ci possono spiegare qualche aspetto in più di questa storia, quindi magari ecco ti arriva un messaggio importante oggi e tiro fuori semplicemente ecco una carta.
Qui abbiamo Poseidone e Atena e si tratta della grande disputa tra gli dèi. Come matcha questa storia mitologica con il messaggio che vi deve arrivare oggi? Allora, molto brevemente, perché poi c'è qualcuno che si scoccia e che vi dico queste cose. C'era questa città che si chiamava Cecropia, che viveva praticamente di pesca principalmente, no? A una certa, quindi di pesca significa che tutti questi uomini avevano le barche, andavano al mare e compagnia cantante. A una certa compare davanti a tutti i cittadini qua di Cecropia Poseidone e dice: cittadini di Poseidone, se voi mi adorerete e compagnia cantante, io qua vi faccio venire una fonte, quando voi dovete pescare avrete fortuna nella pesca, basta che vi rivolgete a questa fonte, se l'acqua esce così la pesca sarà buona, se no è meglio che rimanete a casa. Più o meno l'idea era quella lì. Allora giustamente tutti i cittadini di Cecropia, tutti contenti, che bello, che bello, che bello, erano pronti già per innalzare, diciamo, ecco, la città di Cecropia agli onori di Poseidone, chiamandola Poseidonia. Se non che, proprio seduta a stand, proprio papale papale, nello stesso momento compare niente proprio di meno che Atena, un'altra dea, dea della saggezza, della bellezza, dea della strategia, che gli dice: no, non vi seccate, pure io ci avevo messo gli occhi su Cecropia, ok? Quindi vorrei fare la mia offerta. La mia offerta è far comparire quest'albero d'ulivo grandissimo per le donne, diciamo, ecco, che a questa città non mancheranno l'abbondanza dei campi con questo oro, che è appunto anche l'olio, no? È oro, con questo farete la vostra fortuna e tutto eccetera eccetera. Allora, certa, come si deve risolvere la cosa? Si deve risolvere, diciamo, in maniera democratica, no? La polis greca. Fanno la votazione. La votazione finisce che, siccome erano di più le donne, allora ha vinto Atena. A quel punto Poseidone se l'è presa, se l'è legata al dito, si è arrabbiato proprio tanto e si sono messi a litigare questa Atena, questo Poseidone. Spunta Zeus e dice: basta, smettetela di litigare come due ragazzini, andiamola a risolvere sull'Olimpo, tra dei, tra persone di un certo ceto, di un certo livello. Sono andati lì, siccome le donne erano di più rispetto agli uomini, anche in quel caso Atena l'ha fatta franca per, mi pare, un voto solo. A quel punto, anche perché Zeus si è astenuto dal voto, se no forse erano pari. A quel punto, quindi, la città di Cecropia si chiama in onore della dea Atena Atene, e viene anche issato, diciamo, con un monumento che, diciamo, esiste ancora tutt'oggi. Insomma, detto ciò, Poseidone anche stavolta se l'è legata al dito, no? Dice: ah, sì, dice, voi volete vivere di pesca? Col cavolo. Dice: ora, ogni volta che vi mettete a mare, faccio rimanere tutte le donne vedove, vi rovescio le barche, non prenderete più pesce e tutte queste cose. I cittadini di Atena a quel punto erano seriamente preoccupati per tutto quello che stava succedendo e se ne vanno all'oracolo di Delfi. Ah, vanno a chiedere, dice: come la possiamo risolvere sta faccenda? Come possiamo placare l'ira di Poseidone? Dice: come la potete placare? Dice: fate una cosa. Siccome è stata tutta colpa delle donne, dice: fate una cosa, a questo punto dovete togliere, come dire, il diritto di voto alle donne, perché alla prima votazione avevano vinto le donne, alla seconda votazione tra gli dèi avevano vinto le donne. Dice: toglietegli alle donne il diritto di voto. E infatti è un diritto che, diciamo, ecco, le donne greche hanno preso, diciamo, negli ultimi, non da molto tempo, diciamo nell'ultimo secolo, mettiamola così, ma anche noi, a dire la verità, nell'ultimo secolo, se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i, mica è da tutto sto tempo che le donne ci hanno sto diritto di voto, no? Detto ciò, cosa c'entra tutto questo con questa stesa e con questa lettura? Vedi, c'è una competizione su una città, quindi su qualcuno ha messo gli occhi su qualcosa. Insieme Poseidone e insieme Atena, chi è stato più forte tra i due, o chi praticamente, ecco, è stato più fortunato, è riuscito ad avere, come dire, ecco, la meglio su questa città che poi è stata ribattezzata Atene. Il fatto è questo: qualcuno ci è rimasto male su questa cosa, quindi qualcuno si è sentito rifiutato e quindi cosa ha fatto? Aspetta, dice. Dato che è così, dice, io non è che me la mi giro da un'altra parte e vado a conquistare un'altra città, comunque te la faccio pagare.
no? E sappiamo come sono andate le cose. Cosa c'entra questo con voi? Potrebbe essere accaduto che due persone avevano messo gli occhi, come dire, ecco, su la stessa persona. Io, da quello che mi arriva, penso che qua la competizione da parte, cioè questa cecropia, per dire, no? Poteva essere, come dire, con una persona, come poteva essere direttamente, diciamo, con un'aspettativa di vita, di cui la persona che state pensando voi era in competizione insieme ad un'altra persona. Quindi secondo me è stato proprio lui, infatti lo vado a chiedere anche alle carte, se è stato lui a fare questo legamento verso quella donna, per cui ha rinunciato, come dire, ecco, al diritto per avere, per vincere quella disputa, al voto o alla possibilità di avere altre donne nella sua vita. Quindi scelgo solo lei forever, quindi amore fino a che morte non ci separi. Però poi non è stata così, proprio perché c'è stato il legamento e questo non è possibile, quindi non è amore per tutta la vita. È un contratto per tutta la vita, una sottomissione per tutta la vita, e poi si è preclusa la possibilità quindi di avere altre donne. Questo per quanto riguarda questo soggetto, per quanto riguarda te sarebbero altre cose da indagare. Poi abbiamo la morte, proprio carte bellissime, diciamo, ecco, al dritto. Quindi qua no, non è stata questa persona a fare sta cosa, quindi magari sono state due donne che volevano lui e quindi gli hanno precluso la possibilità, come dire, ecco, va bene, ok, a me mi rifiuti, ti sei presa quella, non si sa mai, ma tu altre donne nella vita non ne vedi più. Più o meno l'idea sarebbe quella, ok? Quindi non credo che, a parte quella cosa lì, questa persona avrà altre possibilità di fortuna con le donne, a meno che, diciamo, ecco, non si interrompe questo canale energetico negativo, impedente, come dire, ecco, menomante, perché è una menomazione, se vogliamo dire, c'è, cioè, del proprio destino, no? Allora, vediamo un po' cosa ci raccontano queste carte. Cosa dovete sapere oggi voi di questa persona? Magari è con nei vostri confronti. Esce questa carta. Allora, potreste avere notizie? No, potreste avere notizie, direi, diciamo, ecco, fino a una certa. No, non credo che avrete notizie. L'ultima carta si è smentita, perché qua abbiamo una carta che parla di prigione. Allora, ma comunque più o meno a settembre, ottobre, novembre, che siamo momo, ci stiamo arrivando, cioè, avrete la possibilità, comunque probabilmente, di avere notizie rispetto al blocco totale di questa situazione. Cioè, certezza che questa situazione, come dire, ecco, per questa persona è veramente bloccata, nonostante magari questa persona desideri altro. Eccola. Dal punto di vista sentimentale, diciamo, ecco, che questa persona, anche se sembra indifferente, anaffettiva, comunque voi gli avete dato o gli date la possibilità in qualche modo, ecco, di crescere, di risvegliarsi e magari di scoprire questa amara verità della sua vita. Vediamo un po' se farà delle cose. No, questa persona, vedi, non tornerà indietro, non può tornare indietro. Qua diciamo che non ci sono possibilità di margini di recupero, tante carte ci dicono la stessa cosa, amici miei. Quindi io direi di sistemarvi la vostra situazione. Vediamo cosa vi suggeriscono questi tarocchi. Cosa vi potete aspettare da qui all'eternità, da questa situazione, da questa persona? Se c'è un minimo di appiglio. Ingannate voi stessi, assolutissimamente, ma se è probabile che non ci saranno nemmeno contatti, qua vedi c'è una ex partner ufficiale di mezzo, potrebbe essere un'ex moglie, questa regina di denari, capito? Quindi questa persona è legata a questo passato, non si tratta di amore, però vedi, cioè, voi vi rubate, vi illudete, cioè vi autorubate e vi illudete pensando che magari, ecco, ci possa essere dell'altro. Qua abbiamo una carta che parla di godimento, piacere, ma inteso come individualità, ok? Quindi la situazione rimane, come dire, ecco, non solo instabile, cioè come qualcuno che
potrebbe fare semplicemente ecco, dei balletti, che non può avere una comunicazione chiara con voi, che vi può, come dire, ecco, anche involontariamente ingannare ed illudere. Non è una buona prospettiva, direi, per voi. Dico, non vale per tutti, ma ovviamente qua sono comunque con le vostre energie, chissà, magari riguarda solamente con una persona. Però io ve lo devo dire, qual è il messaggio per voi oggi? Amici miei, qua intanto si tratterebbe, come dire, ecco, di purificare la vostra situazione dal punto di vista delle energie. Su questa persona non ci potete mettere mano. Se vi dà la possibilità da qui all'eternità, come dire, ecco, gli volete dire datti una controllatina pure tu, lo potete fare, perché diciamo le purificazioni energetiche male non fanno, come dire, no? Diciamo è come quando uno si fa la doccia, cioè uno se la fa sempre la doccia, non è che se lo fa solo quando uno è sporco, no? Più o meno, in linea di massima, anche farsi la doccia con una certa intenzione è una purificazione, andare al mare, tutte queste cose qui. Vediamo cosa vi dicono queste carte degli antenati. Il messaggio è questo, amici miei, che qua, se voi pensate che questa lettura vi riguardi, state perdendo solamente il vostro tempo con questa persona, non c'è nessun margine né di recupero né di niente, perché questa persona ha un vincolo sulla quale non si può, è stato già, come dire, ecco, è calato il veto su questo vincolo, e non c'è amore qua che vince per questa cosa, non in questo caso. Vediamo un po' che messaggio vi arriva qua. Una carta che parla di istinto e di animali. Beh, questa è una carta che ci ricorda che siamo, come dire, ecco, un tutt'uno, se vogliamo, ecco, con gli animali. Ovviamente per chi dà per buona la teoria darwiniana, noi deriviamo dalle scimmie, no? E abbiamo molto in comune con queste scimmie, ma in generale, al di là della teoria darwiniana, della quale personalmente nutro seri dubbi, in realtà, comunque, sicuramente noi abbiamo un istinto che ci accomuna agli animali, che è un istinto rettiliano. Non è che per forza dobbiamo essere scimmie, no? Allora, il fatto è questo, è un istinto legato alla sopravvivenza. Qual è il messaggio? Vedi, devi seguire il tuo istinto legato alla tua sopravvivenza, anche lì dove scegli il partner, nella vita, della vita o di un pezzo di vita. Cioè, deve essere questo qui, l'ago della bilancia, non il piacere momentaneo, ma il metro di valutazione di questa pseudo candidatura non deve essere sto bene così, tutte queste cose, ma c'è il seguire il tuo istinto rispetto a questa persona da oggi, a meno che non ti puoi divertire pure tu, e questo è un altro paio di maniche. Questo rapporto mi porterà a un miglioramento della mia qualità della vita? Cosa mi dice il mio istinto? È la persona giusta che ce le ha già queste qualità, o forse queste qualità le deve cambiare perché ora non va bene, le cambierà domani? Perché se è così, la risposta è no. E io penso che voi su questa persona già la risposta rispetto al vostro istinto già ce l'avevate prima ancora di ascoltare questa lettura. Però tutta una serie di circostanze della vita, di cui oggi te lo vengo pure a dire, traumi, pregressi, delusioni, tutta una serie di ferite animiche e non, mancanze e compagnia cantante, anche condizionamenti sociali, o forse anche all'80% sono quelli più che altro, ti portano e ci portano a sopprimere quello che è il nostro istinto e ad adeguarci un po' come una massa di pecore informe a fare tutte le stesse cose, no? Se domani ci dicono che l'amore è quello di Pupo, noi sentiamo gelato al cioccolato, dolce un po' salato, oppure com'era l'altra canzone, quella che diceva a far l'amore qua e là e tutte queste cose. Se invece diciamo, ecco, oggi ascoltiamo messaggi diversi, ed è effettivamente così, ci sono messaggi totalmente diversi, ma il cuore delle persone dovrebbe essere sempre lo stesso, a dire la verità, con quella capacità di amare, no? E di istinto alla sopravvivenza, che a dire la verità spengono un po' questo senso del darsi nell'amore, ma di considerare l'altro come un'appropriazione
è un territorio di conquista. Allora, territorio di conquista non può esserlo tu. Probabilmente questa persona con le persone del suo passato ha ragionato così, ma questa a te oggi non ti porta a un miglioramento nella tua vita, ti porta ad un aggravio. Quindi forse devi un attimino fare un tuo backup di tutte quelle che sono le tue informazioni rispetto alla tua vita, rispetto al tuo percorso di vita, rispetto anche a questo percorso con questa persona, e da lì anche ti rassereni, credo di poterti dire, anche se oggi la lettura non ti dice questo è l'amore della tua vita, ma ti dice, attenzione, sono altri i presupposti per aprire le braccia e anche qualcos'altro, diciamo, quello che può essere l'amore che ti dà la vita. Va bene? Fatemi sapere come vi risuona, io vi saluto, vi abbraccio e vi bacio, vi do appuntamento per un prossimo video, a presto, ciao!